Cari amiche e cari amici, buonasera e bentornati al nostro appuntamento con Sportello Pensioni, la trasmissione dei pensionati CISL del Piemonte. In studio con me, come sempre, c'è il nostro esperto di previdenza, Giorgio Buonasera. Melelli. Se volete, potete chiamare, il numero è sempre lo stesso, 011 95 75 798. Cominciamo però questa puntata occupandoci di attualità e lo facciamo con il nostro ospite che è già in collegamento con noi. Lo saluto, è Gianni Baratta, segretario regionale della CISL del Piemonte. Buonasera. Ciao. Buonasera a voi, ciao Giorgio, ciao Stefania, buonasera ai Ciao, ciao. telespettatori. Eccoci allora, grazie per aver accettato il nostro invito per parlare di attualità. Ci troviamo ancora purtroppo in una fase emergenziale dovuta ormai nella seconda ondata. Vorremmo dare qualche indicazione concreta sulle misure, per i lavoratori. Partiamo però subito da qualche considerazione sulle prime indicazioni che ci vengono dalla legge di bilancio. Proprio ieri, tra l'altro, c'è stato anche un incontro fra, i sindacati e il governo. Sì, se mi permettete volevo provare a fare anche un po' di cronistoria di questa situazione perché è importante dare ai telespettatori che stiamo affrontando. Noi in questi mesi, diciamo da marzo in avanti, abbiamo conosciuto due terminologie che prima non conoscevamo. Una sono questi DPCM che quasi settimanalmente ci hanno accompagnato. E l'altra sono stati i nomi dei cinque decreti che hanno accompagnato in questi mesi il tentativo del governo e delle forze sociali di tenere assieme le questioni della sicurezza sanitaria, cioè del fatto di bloccare l'economia, con il dato di dover proteggere i lavoratori e di mantenere il più possibile le attività produttive nel momento in cui si è deciso di chiuderle, di dare un sostegno ai lavoratori. Li ricordo brevemente, siamo passati dal decreto Cura Italia, dal decreto rilancio, dal decreto di agosto che era iniziato a parlarsene ad aprile, poi è arrivato ad agosto e poi abbiamo i due recentissimi decreti che si chiamano ristoro e ristoro bis, cioè nel giro di pochissimo tempo sono stati fatti altri due decreti e si sta preparando, dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri in questi giorni, la nuova legge di bilancio del 2021 che seguirà poi il suo complicato iter. Interparlamentare. Sì, do solo un dato, è vero che non bisogna dare tantissimi dati che confondiamo la gente, però credo che sia emblematico, è uscito il bilancio dell'INPS del 2019, ma hanno fatto una prima proiezione delle situazioni, i primi dati rispetto alla situazione. Nel periodo che va dal primo di aprile, quindi non siamo ancora in piena pandemia, al 31 di agosto sono state pagate 240 milioni di ore di cassa integrazione in Piemonte. Quindi questo per dare la dimensione di qual è stato l'impatto di questo tipo di ragionamento. Allora, per non essere troppo lungo, il governo ha fatto questo tipo di operazione che noi abbiamo cercato il più possibile di sostenere e di stimolare, cioè coprire le attività produttive con periodi di cassa integrazione in modo da evitare il più possibile il ricorso ai licenziamenti. Infatti noi siamo di fronte a una situazione in cui ci sono state 9 più 9 più 18 e adesso ci sono ulteriori 6 settimane di cassa integrazione che devono permettere di traguardare fino a gennaio del 2021. Nella legge di bilancio a cui ti riferivi tu Stefania, negli incontri che ci sono stati, ci sarà un ulteriore pacchetto di cassa integrazione che allungherà il periodo perché il blocco dei licenziamenti deve Fino a arrivare marzo. fino alla fine di marzo. Queste sono le indicazioni, gli affidamenti che il governo ha avuto con le forze sociali. È stata una cassa integrazione che abbiamo realizzato saltando i meccanismi che ci sono attualmente, cioè i telespettatori devono sapere che la cassa integrazione normale ha una serie di vincoli che sono l'anzianità del lavoratore, il costo per le aziende e la loro durata, cioè hanno un periodo contingentato nel corso degli ultimi 3 anni, da quando è partita questa riforma. Ora, tutti i meccanismi della cassa integrazione hanno saltato completamente questi parametri, cioè non c'era bisogno di anzianità, non c'erano costi per
per le aziende rispetto a determinate situazioni di fatturato che tutti avevano in conto ed erano completamente esenti da qualsiasi costo aziendale e dal conteggio. Quindi sono ore, diciamo sono settimane lasciate al di fuori di questa situazione. Ok. Accanto a questo ci sono stati poi i bonus che sono stati dati a quelle situazioni di lavoratori che invece non potevano rientrare nella cassa integrazione. Penso a tutto il pezzo del lavoro autonomo, del parasubordinato, siamo intervenuti anche su situazioni quali il lavoro domestico. È chiaro che tutta questa situazione in qualche modo va poi trascinata, portata avanti, bisogna avere una visione più ottimistica a quella che sarà, che noi ci auguriamo, la fine della pandemia e la ripresa produttiva di un Piemonte che invece aveva un po' di difficoltà prima della pandemia e che ne ha ancora altre in questa situazione. Ecco, sì, certo, a maggior ragione ha complicato la situazione. Ecco, a proposito di Piemonte, ci sono dei provvedimenti specifici che la regione ha messo in campo? Sì, allora ci sono due aspetti da tenere presente. Diciamo, la regione aveva stanziato a fine maggio di quest'anno un provvedimento che riguardava i lavoratori, è un fondo di 10 milioni di euro, i lavoratori che non avevano avuto ammortizzatori sociali nel periodo che andava appunto da marzo a maggio. Questo provvedimento che era nato un po' con l'intento di provare a sopperire alle possibili carenze che c'erano a livello nazionale ha avuto un iter un po' tormentato, nel senso che la regione, nonostante le nostre insistenze, l'abbiamo un po' inseguita e metterà a regime, diciamo, questo provvedimento la prossima settimana, quindi abbiamo dei tempi che non possiamo più permetterci. Nella prossima settimana partirà un bando appunto per quattro tipologie di lavoratori che abbiamo individuato, perché i vincoli erano contratto di lavoro, non avere altri ammortizzatori sociali. Le quattro tipologie che abbiamo individuato sono i lavoratori dei fallimenti che non hanno avuto la cassa integrazione. Si è creata una situazione in cui per alcuni, sono numeri limitati, ma sono presenti, alcuni fallimenti, i curatori fallimentari non chiedevano la cassa integrazione per non appesantire la procedura di costi e quindi non essendoci dato il blocco dei licenziamenti, questi lavoratori hanno avuto periodi in cui non erano né in cassa né erano scoperti, non potevano andare in licenziamento, quindi non potevano accedere alla NASPI. E questa è una tipologia che noi abbiamo stimato interessa circa 200-250 lavoratori in Piemonte, almeno da quelli conosciuti dagli uffici vertenze sindacali. Poi abbiamo individuato le lavoratrici badanti conviventi che hanno avuto la sospensione dell'attività. In genere sono da individuare soprattutto quelle lavoratrici domestiche, badanti, che si sono trovate per esempio all'estero, che non hanno avuto la possibilità di rientrare, che hanno avuto la sospensione del contratto di lavoro e quindi hanno la possibilità di ottenere questo bonus di 600 euro. Ecco, anche perché a proposito di colf e badanti, nel decreto ristori e ristori bis non si parla più di queste figure. Esatto, uno dei problemi che c'è nel decreto ristori che abbiamo già segnalato e che speriamo di recuperare in fase di conversione, che tutto il pezzo del lavoro domestico non è stato ripristinato come concetto, ecco, diciamo, come sulla questione dell'indennità. Termino solo sulle quattro questioni. Le altre due tipologie riguardano le collaborazioni coordinate e continuative che hanno avuto la sospensione del loro contratto, perché per chi ha avuto la cessazione erano intervenuti dei bonus nazionali. Con la Regione Piemonte abbiamo concordato il dato che sia chi è stato sospeso sia chi è eventualmente era cessato e non aveva potuto recuperare aveva già perso quel bonus, non aveva avuto accesso al bonus, può accedere a questo bonus di 600 euro. E la quarta e ultima tipologia riguarda quelle aziende, in particolar modo delle mense,
si sono verificate delle situazioni in cui le aziende magari collocavano la stragrande maggioranza dei lavoratori in smart working, le aziende quindi non potevano più svolgere l'attività di mensa, di ristorazione, e parallelamente ci sono state alcune situazioni in cui le aziende, diciamo, di questi lavoratori delle mense non hanno usufruito di cassa integrazione, hanno un po' sospesi in una situazione di limbo. Anche per questi c'è questa possibilità. Come vedete sono tipologie molto piccole di nicchia, ma su cui abbiamo insistito. Se i soldi, 10 milioni, non saranno utilizzati a pieno, abbiamo pronte, ne dobbiamo proprio discutere la prossima settimana, una revisione di questo provvedimento che dovrebbe permettere di andare incontro ad altre tipologie di lavoratori. Pensiamo per esempio ai tirocini sospesi, anche se il tirocinio è una forma un po' ibrida, non è una forma di contratto di lavoro, certo, o le lavoratrici che hanno avuto una cassa integrazione molto povera. Allora vorremmo provare a spendere tutti questi soldi in questa sulle situazioni, diciamo, del lavoro più precario. Vorremmo anche intervenire sui disoccupati, però le risorse disponibili sono poche. Sui disoccupati per esempio c'è il buco di chi ha finito la NASPI tra gennaio e febbraio, in Piemonte sono circa 23.000, quindi le risorse non ce lo permettono. Quello è un problema che rimane, su cui però avremo difficoltà di intervenire. Ecco, benissimo, mi sembra molto chiaro, speriamo che ci sia la possibilità di allargare la platea di chi può accedere a questi fondi, però ecco, c'è una integrazione fra le misure nazionali e quelle regionali, e questo almeno è un dato, sì, positivo. Ci stiamo provando, ecco. Ecco, un altro elemento che crea un po' confusione ai lavoratori è quello proprio sulle misure di contenimento del contagio. Mi riferisco soprattutto all'isolamento e a quando uno ha diritto o meno alla malattia. Su questo c'è qualche suggerimento, qualche consiglio che possiamo dare a chi ci segue? Sì, dunque anche qua c'è stato un insieme di provvedimenti e di gestioni rispetto a come gestire appunto le situazioni di contagio. Spesso anche tra medici e tra le stesse ASL si crea qualche difficoltà. In linea di tendenza, allora, il concetto è che il lavoratore che si trova in una situazione di quarantena, quindi di riconoscimento attraverso un tampone di avere contratto il virus, rientra in una situazione di malattia. In maniera particolare va evidenziato che i medici di famiglia lo sanno, quindi hanno avuto le disposizioni, rientra in una malattia che deve avere un codice particolare nell'imputazione appunto della certificazione, perché questo periodo di malattia non deve incidere su quello che chiamiamo in gergo il comporto, cioè sui giorni che il lavoratore ha diritto per avere poi il mantenimento del posto di lavoro. A seconda delle anzianità e dei vari contratti c'è appunto un periodo di comporto che viene conteggiato. Questo periodo è considerato un periodo neutro che deriva già dalle prime circolari, dalle prime questioni. Io non vorrei addentrarmi nei tecnicismi più spinti, anche perché si rischia di fare qualche scivolone, però la cosa importante, noi stiamo appunto anche preparando un opuscoletto che manderemo un po' ai dirigenti dell'organizzazione, è il concetto di contatto stretto. No? Spesso una delle casistiche che si crea e dice: io sono stato in contatto con uno che è risultato positivo, c'è una documentazione della Regione Piemonte che deriva poi da una documentazione del Ministero della Salute, la circolare del Ministero della Salute, che evidenzia il concetto di contatto stretto. Io ne elenco solo un caso che ho scoperto anch'io appunto discutendo di questa roba. Per esempio, per contatto stretto si considera una persona che ha avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso di Covid a una distanza minore di 2 metri e a una durata maggiore di 15 minuti, oppure una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di Covid, per esempio toccarsi le mani con una situazione. Dico questo perché non è in assoluto, spesso si crea un po' di panico, corretto, giusto, e si fa anche una sorta di isolamento, di autoisolamento.
quando si hanno situazioni in cui ho incontrato, ho conosciuto, ho parlato con qualcuno che poi è risultato positivo, il concetto per essere presi in carico, soprattutto nelle situazioni sintomatiche, perché asintomatiche, perché adesso il dato di stare dietro ai tamponi è un po' il problema che c'è, va un attimino precisato, e quindi vorremmo proprio provare a dare queste indicazioni molto di massima, molto semplici, proprio per dare questi orientamenti, ecco, sapendo che la situazione della pandemia è sicuramente una situazione che rispetto alla prima ondata è molto più forte, cioè si ha molto di più la sensazione di avere una situazione di contagio, anche perché sono aumentati notevolmente i tamponi, e quindi è chiaro che sta arrivando. Però bisogna riuscire a mantenere la fermezza di avere il controllo della situazione, fare attenzione alle disposizioni, usare le mascherine, stare distanti e probabilmente anche fare qualche sacrificio in vista delle feste di Natale. Ecco, c'era Melelli che voleva fare una domanda su questo, prego. No, non su questo, sulla cassa integrazione. Okay. Io te l'avevo già fatta, mi pare, ad aprile o a marzo, quando eri venuto qua, sulla arretratezza del pagamento della cassa. Io ho qui un articolo del Sole 24 Ore, il quale dice che 3,5 milioni di lavoratori che beneficiano del pagamento diretto dell'INPS, ne abbiamo 12.116 che non hanno mai ricevuto un euro, mentre il ritardo per 207.000 cassi integrati pagati dall'INPS, anche questi, dice il presidente della commissione vigilanza, dovrebbero essere pagati, si spera, entro fine anno. La seconda domanda è questa: anche le aziende che anticipano la cassa integrazione, da quello che scrive questo articolo, pare che stiano andando in sofferenza come liquidità, per i ritardi, per cui molte persone potrebbero da qui in avanti rischiare di non avere l'anticipo da parte delle aziende. Tu ne sai qualcosa di questo bailame di ritardi? Sì, ne so qualcosa. Allora, sul problema dei ritardi ci sono due aspetti. Allora, il primo, ricordo la mole di domande di cassa integrazione che sono state fatte, e io non voglio difendere assolutamente il presidente dell'INPS, credo che però lavorando da distanza, quindi smart working anche per gli impiegati, c'è stata una grandissima riconversione di persone che si occupavano di altre questioni, che sono state poste a seguire appunto le pratiche di cassa integrazione, e quindi alcuni dei ritardi che si sono accumulati derivano anche proprio dalla imputazione da parte delle aziende dei dati. Per esempio, ci risulta che ci sono moltissimi IBAN sbagliati, cioè conti correnti dei lavoratori che non possono essere inviati perché ci sono situazioni di questo genere. C'è un dato relativo al caricamento dei dati. La procedura è ancora una procedura complicata, ma è fatta in questo senso. Io, azienda, chiedo la cassa integrazione. Nel momento in cui ho l'autorizzazione alla cassa integrazione, la utilizzo, devo successivamente imputare con una procedura, quello che si chiama l'SR41, cioè dire all'INPS per quante ore e per ogni lavoratore per quanto ho utilizzato, perché un conto è utilizzarla per tutti, un conto è utilizzarla per una parte di lavoratori. L'altro dato, che lì non probabilmente sono le 24 ore in evidenza, è stato relativo soprattutto ai lavoratori del settore artigiano. I lavoratori del settore artigiano hanno un loro fondo bilaterale costituito dai versamenti delle aziende e dei lavoratori. Questo fondo ha erogato tutto quello che aveva messo da parte, che erano circa 500 milioni nella prima fase della pandemia. Poi ha dovuto aspettare i trasferimenti che arrivavano dallo Stato, nel senso che poi a un certo punto lo Stato si è reso conto che dovevano essere aiutati questi fondi, perché con le risorse che avevano accumulato
le avevano già bruciate, e questo passaggio purtroppo è stato rallentato. Quindi le altre situazioni che ci sono di difficoltà deriva proprio da questo, da questi trasferimenti. Il terzo aspetto che ho notato nei dati che ci hanno girato da parte dell'INPS è nel momento in cui, soprattutto sulla cassa in deroga, si è saltato il meccanismo che si passava dalle regioni. Nelle prime 9 settimane c'era un meccanismo, perché le casse in deroga riguardano le aziende piccole e piccolissime, da 0 a 5 dipendenti. Queste dovevano prima passare in regione, poi la regione le passava all'INPS, e questo aveva ulteriormente rallentato e creato problemi. Ritardi. Nel momento in cui sulle seconde 9 settimane da lì in avanti si è passato direttamente con la richiesta all'INPS, le aziende che non anticipavano, perché il problema della liquidità esiste, tenete presente che le aziende hanno la possibilità di accedere al cosiddetto decreto liquidità, cioè a cercare di prendere anticipi dal mondo bancario con tutte le difficoltà che ci sono, però era stata istituita la possibilità di richiedere un anticipo del 40% all'INPS, con una procedura un po' macchinosa. Ecco, i dati che venivano fuori era che questa procedura era stata richiesta da una parte minima di aziende, poi proprio per la situazione di forse di farraginosità, di complicazione, infatti noi avevamo detto che 40% era poco, il meccanismo era complicato, però questo è un dato che va tenuto presente. Poi la cassa integrazione è diminuita nella fase, diciamo, dalla ripresa in avanti, certo. Adesso si è di nuovo in presenza, soprattutto sui settori produttivi che sono stati fermati, tutto il pezzo della ristorazione, certo. E quindi quelli fermati dall'ultimo DPCM del 3 novembre, c'è di nuovo una ripresa di queste situazioni, e questo sicuramente è un dato preoccupante. Infatti le ulteriori 6 settimane di cassa integrazione per quei settori lì possono essere richieste indipendentemente da quanto a cassa integrazione ha già utilizzato le altre aziende. Quindi il dato su cui noi ci vorremmo concentrare, abbiamo chiesto proprio di parlarne con la Regione Piemonte, è come facciamo a ripartire. Questo è un altro aspetto, e questo importante. Si ricollega anche alla mia ultima domanda, perché sappiamo che venerdì ci sono stati gli attivi unitari CGL, CISL, UIL Piemonte. Quali sono appunto i temi su cui vi impegnate per il confronto con la Regione? Allora, venerdì abbiamo appunto riunito il nostro gruppo dirigente di CGL, CISL, UIL, perché diciamo i due grandi temi che erano all'ordine del giorno e che saranno oggetto di un incontro che ci sarà giovedì mattina con il presidente Cirio, riguardano da un lato tutta la partita legata all'emergenza sanitaria, cioè la gestione della pandemia, la gestione dentro le case di riposo, la gestione della situazione degli ospedali, delle terapie intensive, nonostante la dura prova di marzo ha dimostrato che abbiamo un po' non si è lavorato abbastanza per trovarsi preparati a questa nuova ondata, che forse in cuor nostro pensavamo che non arrivava, invece è arrivata puntuale. Quindi c'è tutto questo tema di come si rilancia, si mette a posto il sistema sanitario, soprattutto in presenza di carenza sia di medici che di infermieri, che in passato abbiamo considerato i nostri eroi e adesso non possiamo dimenticare. Dobbiamo rinnovargli il contratto nazionale, ma dobbiamo soprattutto metterli in condizioni di lavorare al meglio con strutture adeguate. L'altro tema è che cosa ne facciamo dei soldi che arriveranno dai nuovi fondi europei, dal Recovery Fund, da tutte e possibilmente anche dal MES, come li impegniamo per adeguare la struttura del Piemonte alle nuove sfide che ci sono. E i due termini importanti su cui lavorare saranno tutto il ragionamento della digitalizzazione sia delle aziende sia della pubblica amministrazione, e come gli aiutiamo le piccole e medie imprese ad andare verso una transizione, verso l'economia verde, l'economia circolare, quello che ci chiede l'Europa, che ci chiede il Paese, ma accompagnandole attraverso una trasformazione che tenga appunto assieme il tessuto produttivo e l'occupazione. Sono sfide importanti, la Regione Piemonte ha mandato già
circa 150 progetti, che forse sono tanti, ma andranno poi un po' scelti al governo, perché sarà poi il governo che dovrà un po' scegliere quali progetti finanziari, ma che sono appunto in questo filone che prima cercavo di descrivere. Il confronto è stato fatto in maniera particolare con le associazioni editoriali, un po' di meno con le forze sociali. Giovedì cercheremo di recuperare, ma soprattutto poi metteremo sul campo le nostre richieste, le nostre aspettative, perché non è il momento di fare polemiche, è il momento però che ognuno si prenda la sua responsabilità e che si vada verso un patto tra le forze produttive e sociali, perché da soli nessuno esce. Da soli nessuno esce, questo ce l'ha insegnato la pandemia, e credo che sia un insegnamento che dovremmo tenere sempre ben presente. Speriamo che ci abbia davvero insegnato qualcosa. Benissimo, noi allora ringraziamo e salutiamo il segretario Gianni Baratta e ci impegniamo a tenere aggiornati i nostri telespettatori su quello che uscirà appunto dall'incontro di giovedì e dal confronto con la Regione. Grazie ancora. Ciao. Grazie, arrivederci. Ecco, su questo ci interrompiamo perché dobbiamo dare spazio alla pausa pubblicitaria, ma rimanete con noi perché fra poco saremo di nuovo qui con Melelli. Eccoci ritornati in studio. Per completare il discorso che facevamo prima sul decreto ristori e il decreto ristori bis, vorrei chiedere a Melelli di spiegarci un pochino meglio il bonus babysitting e il congedo Covid. Esatto, il congedo straordinario. Il problema è che bisogna dividere le categorie. Il congedo straordinario è solo per i lavoratori dipendenti, per cui due lavoratori dipendenti che hanno un figlio che è in DAD, che è didattica a distanza, incominciamo a imparare anche questi termini, acronimi nel senso DAD, può chiedere il congedo straordinario pagato il 50%, e qui c'è una novità. Non ci sono più i tempi, 10 giorni, 15 massimo, giorni, ma finché c'è il provvedimento, finché c'è la didattica, però solo per le regioni con zone rosse, per cui le regioni arancioni o gialle questo provvedimento non ce l'hanno. Ecco, sì, perché per le regioni rosse è previsto che anche i ragazzi delle medie, seconda e terza media, che quindi sono fino ai 14 anni, siano in DAD, a casa in didattica in DAD, a distanza. Diciamo esatto. Per cui, però attenzione, non è che lo possono chiedere tutti e due. Alternativamente lo può chiedere prima la mamma, poi il papà. Sempre che dei due genitori, tutti e due non possano svolgere il lavoro in smart working. In questo caso perché, non è previsto. Esatto, se uno dei due può, lavora in banca, ipotesi, può svolgere lo smart working, ovviamente questa roba qui non viene data, certo. questo congedo straordinario. Come non viene dato il congedo straordinario se uno dei due genitori usufruisce già di assistenze, reddito di cittadinanza, disoccupazione, cassa integrazione, per cui se è già a casa per altri motivi non può né lui né il coniuge chiedere questo congedo straordinario. A maggior ragione se nella famiglia c'è un ragazzo disabile. Allora qui è la stessa regola, però molto più incisiva, con molte più possibilità da parte dei genitori di stare a casa. Ok, il bonus babysitting invece? Invece sempre per le zone rosse, sempre per le regioni a zone rosse, non sono per tutti i lavoratori. Abbiamo visto che per i dipendenti non ci sono, non c'è il babysitting, ma c'è solo per la gestione separata, i vecchi co-co-co, e per le gestioni particolari dell'INPS che sono artigiani e commercianti. Ecco, insomma, chi non ha diritto ad una misura c'ha il contributo di 1000 euro. Il contributo di 1000 euro, cioè, viene dato o a un genitore o all'altro genitore. Però bisogna stare attenti anche qui: se due artigiani, uno dei due può lavorare a casa, non ha diritto ai 1000 euro perché diventa lavoro agile, per cui non è possibile accedere a questa prestazione. E altri, come prima, come i dipendenti,
chi è in disoccupazione, sostegno al reddito, sospensione del lavoro e il marito o la moglie sono commercianti o artigiani, non possono avere questi 1000 euro. Ovviamente le famiglie possono assumere collaboratrici familiari, possono assumere, però anche qui hanno diritto ai 1000 euro sempre che entrino in queste tipologie di persone, comprando il libretto di famiglia che bisogna comprare alla posta e fare tutta la procedura per l'acquisizione della dipendenza da parte della collaboratrice. Cioè, visto che sono due aspetti non semplicissimi, ma se voi avete pensate di essere in certe condizioni, venite negli uffici e vediamo di darvi tutte le dritte possibili, eccetera. Benissimo. So che abbiamo già una telefonata in linea, però chiedo di aspettare ancora un minuto al telespettatore perché dobbiamo rispondere a una telefonata di martedì scorso. Sì, abbiamo un dovere per un ex detenuto che ci ha chiamato chiedendo se loro hanno diritto alle prestazioni sociali e assistenziali che prendono gli altri cittadini. Ovviamente la risposta è sì. Fra l'altro, al nostro amico di Varese, che ci ha chiamato martedì scorso, le do anche l'indirizzo. Che è la sede della CISL. Dove può andare a farsi seguire per fare le domande. In via Bernardini Luini numero 8, c'è la sede della CISL con tutti i servizi, per cui il servizio CAF eventualmente per fare l'ISEE, il servizio del patronato per fare il reddito di cittadinanza, cioè ci sono queste cose qui. Io do anche il numero di telefono, magari non serve all'ex detenuto, ma ad altri telespettatori, che è il 496813. L'ultima battuta è questo: anche chi è in carcere, ancora oggi detenuto, può chiedere le prestazioni sociali e assistenziali. L'importante è che non sia stato condannato per mafia, per terrorismo, per truffa allo Stato. Chi è stato condannato con questi tre reati non può chiedere e non gli verranno mai riconosciute le prestazioni sociali. Per tutti gli altri possono chiedere. Un accenno, in molte carceri ci sono dei detenuti che lavorano, questi ragazzi qui prendono gli assegni familiari, perché anche il detenuto che è in carcere ha dei figli fuori, magari la compagna, la moglie non lavora, può chiedere gli assegni familiari. Grazie mille Melelli. Ecco, allora adesso possiamo sentire il primo telespettatore di questa sera. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Rosa, chiamo dalla provincia di Alessandria. Buonasera. Prego, sì, ci dica pure signora, faccia la domanda. Sì, io volevo sapere... Sì, volevo parlare con il signor Melelli per una maggiorazione per disabili. Ho sentito parlare di questa maggiorazione, sì. Se mi aspetta o non mi aspetta. Lei quanti anni ha, signora? Signora, però deve abbassare il volume del televisore perché c'è un bruttissimo ritorno e non riusciamo a risponderle. Pronto? Sì. Quanti anni ha? Sì, è del 54, 1954. Per cui quanti anni ha? 66. 67. Dovrebbe ricevere a dicembre. E io sento poco. Allora, senta direttamente dal televisore, esatto. Melelli ora le dà la risposta. Grazie signora, bene, la salutiamo. Grazie. Buonasera. Dovrebbe ricevere gli arretrati a dicembre, dal primo di agosto, sempre che lei non abbia un reddito di 8.600 euro. E sempre che con il marito, con il coniuge, non raggiunga i 14.000 euro. Perché per avere diritto a questo milione, i giornali hanno riportato il milione, non sono più i redditi vecchi, ma sono cambiati i limiti. Per cui 8.000 sono i redditi individuali, con 14.000 il reddito col coniuge. Per cui a secondo di quello che è, deve o no spettare o aspettarsi di ricevere gli arretrati.
Però il problema è questo qui, cerchi un patronato, così magari ci si sente meglio e si riesce a dare maggiori informazioni. Grazie Melelli, abbiamo subito un'altra telefonata. Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Da Verbania. Sì, prego, ci dica. Grazie. Volevo chiedere, mio figlio lavora in Svizzera attualmente. Sì. E italiani ha circa 17 anni. Sì. Siccome è ancora molto giovane, e da qui a quando andrà in pensione, i contributi italiani vanno persi o come no? Può... No, no, no. I contributi, amici miei, non vanno mai persi. Sì. Perché con la Svizzera c'è la convenzione che si mettono assieme. Per cui lui tra Italia e Svizzera arriva ai 42 anni e 10 mesi, va in pensione in Italia. Però l'Italia gli paga solo una pensione in base ai contributi italiani. La Svizzera pagherà la pensione in base ai contributi svizzeri. Non hanno perso niente. Per cui va bene, va benissimo. Perché mi avevano detto che dopo non conteggiavano. No signora, se lei comincia col ma non va bene. Qui non c'è il se o il ma. Qui c'è una convenzione che parla chiaro. I contributi sono cumulati. Quindi anche se non arriva 20 anni, certo, i contributi... Certo, mette assieme gli svizzeri, certo. E vengono calcolati come certo, in Italia. Sicuramente sì. Va bene, okay. Grazie mille. Prego, grazie. Buonasera. Grazie buonasera. A lei signora, continui a seguirci. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, sì. Buonasera, da dove ci chiama? Mi chiamo Michela e telefono da Torino. Prego da Torino. Signora, ci dica pure. Niente, volevo chiederle, siccome parlando con mio figlio, mi ha detto, sai che hanno tolto il reddito, cioè quello di Renzi, di 80 euro? Ho detto, ma non è possibile, non sono aggiornata, ho detto, ma poi telefono al signor Melelli e chiedo, come mai sono stati tolti gli 80 no, euro? No, attenzione. Non è così? No. Mio figlio così mi ha detto, non prendo più gli 80 non euro. Non hanno tolto il bonus Renzi, gli hanno dato un altro nome... E hanno dato invece di 80 euro 100 euro. Questo è partito da luglio. Da luglio è partito come posso dire, la riduzione delle tasse per i lavoratori dipendenti. Ecco, diciamo che questo del cuneo fiscale è stata una delle battaglie dei sindacati, esatto. Certo. Problema è per cui non è che non c'è più scritto bonus Renzi perché l'hanno cambiato. Hanno aggiunto 20 euro. E il bonus oggi è di 100 euro e non più di 80. Esatto, e poi a salire... Okay. Per cui c'è assolutamente... Non hanno tolto, l'hanno solo migliorato. Sì, ho capito. Hanno migliorato, esatto. Ah, ecco. Okay? Ho capito. È stato molto gentile. Prego. E vi saluto. Buonasera. Grazie signora. Buonasera. Ciao, salve. Buonasera. Ecco allora, mentre aspettiamo la prossima telefonata, abbiamo anche delle indicazioni per quanto riguarda il reddito di emergenza. Abbiamo visto che ci sono due mensilità aggiuntive per novembre e dicembre. Quali sono le scadenze? Ecco, ne avevamo già parlato l'altra volta, però forse la scadenza non l'avevamo data. Scade il 30 di novembre, cioè per poter accedere e percepire questi due mesi in più, novembre e dicembre, la domanda va fatta perentoriamente, se uno la fa il primo di dicembre non prende niente, entro il 30 di novembre, per cui affrettatevi. E si può fare in modalità informatica certo, solo, sempre, quindi anche qua, ecco, sempre. Attenzione, esatto. Poi fatevi seguire. Se uno è in grado di farsela, benissimo, altrimenti i patronati sono a disposizione, possono accedere col vostro PIN, con le vostre credenziali per fare la domanda a nome vostro. Ecco. Benissimo, abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Buonasera, complimenti per la trasmissione tra l'altro. Va grazie bene? Mille, da dove ci chiama? Vi chiamo dalla provincia di Torino. Prego, ci dica pure. Allora, senta, le chiedo scusa se mi esprimo male, però cerco di essere il più chiaro possibile. Allora, mia moglie era dipendente fino a settembre del 2020, quindi ha fatto tutto l'anno da gennaio, dal primo gennaio fino a fine settembre del 2020. Poi si è licenziata e si è messa a fare la libera professione.
presso l'USL, in poche parole. Il primo pagamento dell'USL verrà fatto, verrà erogato, perché l'USL pagano a 60-90 giorni, verrà erogato nel 2021, presumibilmente verso il 15-20 di gennaio del 2021. L'azienda dove lavorava mia moglie chiaramente rilascerà un CUD come prevede la legge. La mia domanda è questa: nel 2021, visto che mia moglie avrà percepito soltanto lo stipendio da dipendente, perché il primo stipendio da libera professionista verrà erogato a metà gennaio del 2021, sì, dovrà fare il modello unico o basta fare il 730 in quanto ha soltanto reddito da dipendente? Basta fare il 730, perché quello che conta è quando viene emessa la fattura. Se certo, la fattura gliela rifanno a gennaio, quella fattura lì va in carico fiscalmente a sua moglie nel 2021, deve denunciarne nel 2022. Le chiedo ancora un'ulteriore cosa, perché forse non ho capito bene. Allora, in questa mia moglie è andata a fare la libera professione in un'associazione dove hanno loro una regolare partita IVA, quindi mia moglie è un'associata di questa sì, associazione, e l'associazione a fine anno rilasciano diciamo hanno degli utili. Mia moglie, se rilasceranno degli utili ma anche con redditi nel 2021, per dire, ha fatto 3 mesi di libera professione, quindi gli percepirà, non so, 100, 200, 300 euro, 50 euro, quello che sia, ma nel 2021, anche questi chiaramente... nel modello unico del 2021, certo, giusto? Quello che conta è quando io ho la dichiarazione dell'aver percepito 1 milione, ce l'ho a gennaio, lo metto il 2022. Sì, certo, è stato chiarissimo, okay. Vi ringrazio per la trasmissione. Prego. E continuate così. Buonasera, buonasera. Grazie mille, ci fa veramente piacere poter esservi utili. Abbiamo ancora una telefonata in linea, pronto? Pronto? Buonasera, da dove ci chiama? Pronto, io sono Maria da Cuneo. Avrei un problema da risolvere con il segretario regionale. Sentiamo comunque la sua domanda. In realtà adesso il segretario non è più in collegamento con noi, ma vediamo se Melelli riesce a darle comunque una risposta. Prego. Va bene. In merito ai bidelli Covid. Che sono una domanda specifica. Dal 1° settembre e a tutt'oggi non hanno ricevuto una lira di stipendio. I bidelli, quindi ecco, l'argomento personale ATA. Che non ricevono lo stipendio. Ecco, allora facciamo così, Melelli si informa e poi la settimana prossima lei ci segue e vediamo di darle una risposta su questa questione. La mia domanda è... Perché secondo me è una cosa signora, vergognosa, perché se uno lavora deve essere pagato. Signora... Sì. Lei non avete parlato con il sindacato scuola di Cuneo? No. Perché no. Secondo me quelli che potrebbero dare un'informazione più concreta sono gli amici del sindacato scuola. Certo, che si occupano anche appunto del personale ATA. Perché? Perché lì dipende dal provveditorato, sì, dipende sì, da quelle sì, cose. Per cui, sì, per sì, cui sì, io mi interesso e martedì sì, prossimo le do la risposta. Va bene. Però in questa settimana... Se lei ha l'occasione di parlare con il sindacato scuola, secondo me le danno già una prima risposta. Un primo riscontro. Sì. Altrimenti martedì prossimo... Sì, lei ci segua e Melelli sì, esatto, le saprà dire qualcosa in più. Sì. Grazie signora. Grazie. Buonasera. Grazie. Buonasera. Buonasera. Abbiamo ancora una telefonata in linea? Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Sono Barbara D'Asti. Sì, ci dica pure. E complimenti per la trasmissione. Grazie mille, io signora, grazie. Senta, sì, io sono una pensionata e sono un'assistente amministrativa, ho fatto la assistente amministrativa in una scuola. Sì. Dica. Volevo chiedere per gentilezza se si sa qualcosa della perequazione per i pensionati. Signora, lei mi fa piangere. Allora, io ho letto qualcosa stamattina. Perché? Sembrerebbe che il nostro aumento... Non voglio farla piangere, no, la prego. Il nostro aumento è pari a 0.
perché non c'è stata inflazione, ma c'è stata deflazione, per cui sembrerebbe che non c'è percentuale d'aumento, però non abbiamo ancora i dati ufficiali dell'Istat, per cui appena ce l'abbiamo, noi porteremo a conoscenza dei nostri amici pensionati quanto sarà, se ci sarà, l'aumento a gennaio 2021. Io credo zero, però ho capito. Aspettiamo l'Istat, signora. Credete zero? Sì, perché non c'è stata inflazione. Va bene, dicono. Non dipende da lei, io la prego, signora. Continui a seguirci, così appena avremo le informazioni ufficiali, certo. ve le grazie. Daremo. Buonasera. Buonasera. Siete buonasera. Molto gentili, grazie. Siamo qui apposta. Grazie infinite. Ecco, allora, vediamo se abbiamo ancora una telefonata in linea, altrimenti sì. Ah, ok, no. Allora, volevo chiedere a Melelli, visto che ci avviciniamo al mese di dicembre, vogliamo ricordare la tredicesima, mi stavo confondendo come funziona? Due dati che i pensionati devono stare attenti. Primo la tredicesima, però attenzione, la tredicesima per le pensioni medie non è mai come il mese, perché nella tredicesima ci sono i conguagli fiscali, uno. Due, molte persone che hanno la minima, 517 euro, possono avere diritto alla quota, si chiama quota Integerman, non mi viene in mente. Non importa la terminologia precisa, però. Di 154 euro. Esatto. Che vengono dati a quelle persone che non possono scaricare nulla nella denuncia dei redditi. In pratica è un riconoscimento, tu non puoi scaricare i medicinali, io ti do 154 euro che va a sanare queste situazioni. La terza cosa, per chi ha fatto domanda di quattordicesima e che perché a luglio non l'aveva presa, può darsi che a dicembre abbia la quattordicesima sulla pensione, per cui attenzione alla cifra, perché noi in base alla cifra sappiamo se hanno pagato una cosa, l'altra e l'altra. Per cui questo è un dato importante, che voi scriviate su un pezzettino di carta la cifra che avete preso. Ecco, benissimo, per poi fare le opportune verifiche, andando a vedere appunto l'OBSEM, come sempre diciamo, prima c'era il PIN, adesso poi ci sarà lo SPID, però chi può vada sul suo, sul portale dell'INPS, esatto, sulla propria posizione per verificare questi elementi. Ecco, la settimana prossima poi vi daremo anche la scansione temporale per il pagamento delle pensioni, perché avevamo già detto a inizio mese che anche per dicembre è previsto che presso gli uffici postali, per evitare gli assembramenti, il pagamento inizi già nell'ultima settimana di novembre, poi con la suddivisione alfabetica che abbiamo già imparato a conoscere. Benissimo, a questo punto il tempo di questa sera si sta esaurendo, quindi non mi resta che ringraziare moltissimo Melelli per le risposte che ha dato a voi. Tutti voi che ci avete seguito anche questa sera, vi do appuntamento a martedì prossimo. Buona serata a tutti. Buonasera. Thank you.